Valenza e sono in rappresentanza dell'osservatore Molisano sulla legalità. Anni addietro, procuratore, noi organizzammo un abbraccio al Tribunale per fare sentire la vicinanza alle istituzioni. Eravamo quattro gatti, quattro. Devo dire che con il passare del tempo le cose non sono cambiate. Voglio portare la mia esperienza, visto che chi ha presentato ha invitato a denunciare, cioè ad annunciare qualche cosa che non va. Richiamo brevemente i fatti. Mi arriva una telefonata con la quale mi si chiede in un primo momento se io mi sono avvalso dei servizi di una nota struttura ospedaliera molisana che opera in provincia di Isernia. Fino a di nulla questo, io pensavo si trattasse solo esclusivamente di un'azione di telemarketing, dunque di buon grado, confermato determinate cose. Dopo circa 2 minuti, la telefonata e agli atti naturalmente, mi si invita a votare per un noto soggetto. La Digos accerta, durante 3 anni di indagine, che sono state fatte dopo 3 anni di indagini, praticamente è finito tutto in cavalleria. Mi corre l'obbligo di ringraziare la Digos di Campobasso, ergo, questa persona si è avvantaggiata o non di quel tipo di operazione? E per quale motivo la procura chiede al garante della privacy se può procedere o meno? E il garante della privacy, per tutta risposta, che cosa dice? Non è successo niente. Come mai poi i cittadini hanno poca fiducia nelle istituzioni, e mi dispiace dirlo, nelle procure? Probabilmente non mi sono dato per vinto, perché ritengo che sia un atto dovuto in quanto cittadino, ma soprattutto in quanto cristiano, perché devo portare la mia testimonianza. Sentivo la necessità di condividere questo momento. Naturalmente io non mi sento isolato e spero di dare coraggio a quel cor aveo del quale parlavano i latini, Don Ciotti in modo particolare. Scuso, questa vicenda è stata chiusa, quindi mi pare. È stata archiviata e io volutamente non ho fatto opposizione.